Minuti, vogliamo introdurre il prossimo funambolo, che è un regista, un produttore cinematografico e teatrale a base a Londra. Si chiama Luca Vullo. Eccolo qua. Buongiorno Luca e grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti voi. Allora, purtroppo non siamo in TV, perché sennò in TV faremmo vedere, come dire, in maniera pratica quello che tu... Purtroppo è già la mortificazione dell'argomento che andiamo a trattare, perché noi ci stiamo dimenando come delle anguille, ma nessuno lo vede. No, però è vero, questa cosa, voi se girate un po' per il mondo, gli italiani vengono presi davvero come dei semimatti per il fatto di gesticolare. Ma guardate per esempio l'intervista, banalmente, l'intervista che ieri ha fatto Trump alla TV inglese ITV. Cioè, il presidente americano, quando fanno le domande, ma non Trump, chiunque, non gesticola. Cioè, risponde come... Sembra una sfinge, effettivamente, no? Sembra un po' una sfinge. Trump che non sta bene, ma è lui, è un problema di Trump. Ma non è che spiega le cose facendo i gesti, tipo uno steward sugli aerei, le uscite di sicurezza. Cioè, sta fermo e risponde. Che per noi è una cosa inaccettabile. Invece noi gesticoliamo e Luca Vullo ne ha tratto uno spettacolo. Da questo modo tipicamente italiano, o no? Sì, La voce del corpo è, prima di tutto, è stato il mio documentario sulla gestualità dei siciliani che ho fatto un po' di anni fa, e poi è diventato uno strumento di didattica, perché ho insegnato la gestualità italiana in diversi contesti, prima teatrali con lo spettacolo Liolà di Pirandello al National Theatre di Londra, poi sono diventato consulente in un programma televisivo della BBC per come esperto di gestualità italiana, certo, e successivamente ho iniziato a fare i miei corsi, laboratori intensivi di gestualità italiana nelle università in giro per il mondo. Che poi tra l'altro gli siciliani forse gesticolano il quadruplo rispetto all'italiano medio. Io non so se confermi. Esattamente, sì, sì, no, sicuramente nel sud Italia c'è un modo di gesticolare molto molto più articolato e codificato rispetto al nord, però dipende da tanti fattori, non soltanto dal fatto che siamo terroni oppure che voi siete polentoni, insomma non è quello il concetto, è che dipende dalle dominazioni che abbiamo ricevuto e anche da tanti altri elementi che poi io spiego nel mio spettacolo e anche nel mio film. E questa qui è diventata un'attività interessante per molti che studiano la nostra lingua, la nostra cultura. Per comprendere l'italiano io sono convinto che non puoi prescindere dal comprendere la gestualità, la comunicazione non verbale. Luca, che è il cibo. Ma il linguaggio del corpo, appunto, questo ti volevo chiedere, veicola dei messaggi che prescindono da ciò che dice la parola o che sono sempre in qualche modo di corredo a quello che si sta invece dicendo, all'eloquio? La magia è proprio questa, che in realtà può anche contraddire totalmente quello che diciamo con le parole, per cui può essere da corredo, può essere da contraddittorio, può dire esattamente un'altra cosa, perché era un codice utilizzato anche per non fare capire ai dominatori cosa i locali volevano dirsi fra di loro, quindi comunque c'è un codice segreto anche di gestualità. Passi un esempio, pensate quando in classe, quando andavamo a scuola, tutta la comunicazione tra gli studenti per non far capire all'insegnante quello che ci volevamo dire, no? Quello è tutto un codice che o lo conosci o non lo conosci. Però ecco, noi siamo abituati a leggere questi gesti, queste microespressioni facciali quotidianamente, altri paesi assolutamente no. Ma infatti lì si creano anche poi tra l'altro quei disguidi, perché attenzione a usare i gesti, no? Ci sono paesi, esatto, che vai, il gesto che trovi, no? Il classico è, esatto, quello delle corna, che in Italia è abbastanza, ha un significato abbastanza preciso, in altri paesi, in America credo abbia un significato completamente diverso, no? Ce ne sono tantissime in realtà di problemi interculturali che ai quali si può incorrere con gli errori di gestualità. Per esempio tu dicevi le corna, ma a me è capitato in America per esempio di studenti che mi chiedevano: ah, ma io posso andare a Palermo a chiedere un cornetto facendo così? E facevano proprio il gesto delle corna. Sì, sì, fate pure, entri, mi dia due cornetti. Insomma. Luca, senti una cosa, volevo chiederti, se io vado a cena con una ragazza, c'è qualche, ecco, segnale là, che posso interpretare per un, diciamo, per una serata che possa andare a buon fine? Per come un segno di assenso? Sì, vuoi, se lei si tocca l'orecchino, si tocca i capelli, oppure no, si sposta. Questi capelli sono segni positivi o non contano niente? Beh, sì, secondo me sì, anche perché quello che affronto nello spettacolo è anche proprio lo studio sulla comunicazione non verbale in generale, al di là delle provenienze culturali, no? Notate che Luca Vullo ne fa un'arte, Leonardo Marina vuol solo rimorchiare attraverso l'esegesi dei gesti. Sono dei segnali, sicuramente sì, bisogna stare attenti anche a dove si guarda, come... alle mani, insomma, come ci si comporta durante un incontro, si capisce subito. Cioè, fammi un esempio, come capisco che sta andando bene? Niente, insiste.
Bella, se è una donna italiana, se ti guarda dritto negli occhi, è un buon segno. Se invece guarda dritto il telefonino e i messaggi. Se guarda dritto il telefonino, sai bene che hai finito già la partita. Va bene, con il semplice gesto degli occhi. Esatto. Vabbè, la comunicazione degli occhi è fondamentale comunque in tutte le culture di base, no? Per cui da noi abbiamo una cultura molto, molto giudicante anche con lo sguardo, per cui il nostro sguardo è pesante rispetto ad altre culture. Un inglese o una tedesca o un'americana, comunque se la guardi dritto negli occhi al primo incontro o al primo date, la mandi nel panico emotivo, non si può fare, non lo puoi utilizzare così come strumento. Dove guardi? Dove guardi? Non ho capito. Io che ti chiedono di guardare altrove ma non loro, cioè tu dici scusami ma quindi io sto ti ascolto e guardo una sedia di fronte a me, questa cosa. Per loro sì, per loro è meglio e si sentono a loro agio, noi ci sentiamo. Ma si intende non guardarli fissi e quindi un po' fluttuare con lo sguardo e poi riappoggiarlo su di loro così, sì, oppure brava, proprio mai veloci. Guardare essere sfuggenti, veloci perché sfuggenti, perché il nostro sguardo è pesante, profondo, è troppo, cioè fissare sentono... diventa molesto. Ho capito, sì, ma che... se sono uscito con te, cioè che faccio? Esco con Veronica Gentili, guardo la cameriera. No. Tu lo fai normalmente. Pensa lì le pizze che volano poi invece, appunto, no? Appunto. Si creano dei problemi di gestione. Bisogna comprendere le diverse culture per destreggiarsi nel migliore dei modi. Luca, no? Secondo te i nostri politici principali hanno un linguaggio verbale codificato e studiato e si vede questa cosa? Allora, io faccio spesso la differenza, proprio come facevi tu prima, tra i politici internazionali e i nostri politici, cioè i nostri politici hanno una gestualità teatrale eccezionale, basta guardare le trasmissioni televisive o le puntate dove loro appaiono in televisione, insomma, lì si vede subito che c'è una gestualità accentuatissima, sono delle maschere, no? Quasi, no? Sì. E se Berlusconi in questo momento anche sui social viene utilizzato molto spesso per parlare proprio di maschere da un altro punto di vista, ma la gestualità nostra è sicuramente superiore a tutte le altre degli altri paesi. Questo sì. E questo è un dato di fatto. È un dato di fatto, ma è assolutamente così. Noi Luca ti ringraziamo perché ci hai introdotto in un mondo che tutti noi in realtà conosciamo, quello della gestualità, ma capire che c'è una persona che ha lavorato anche alla BBC, in università britanniche, che gira il mondo per spiegare la gestualità degli italiani, insomma è interessante. Gestualità come linguaggio vero e proprio, alternativo a quello della parola o complementare. Luca Vullo, grazie davvero.